Buonasera a parte Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti e benvenuti a Nizza, è l'Allianz Riviera e Nizza-Napoli, la prima sfida internazionale Napoli di Sarri, il primo vero test da seguire per scoprire questa nuova squadra. Ci saranno tante indicazioni già dalla formazione iniziale. Centrale, ancora Ben Arfa, si muove Plea, servito il controllo di Plea al limite, sopra un avversario, Plea incrocia e Gabriele non riesce a parare il tiro. Nizza in vantaggio con la prima conclusione di Alessandro Plea, 1-0. Cercato Callejon in area di rigore, il rischio, l'errore in difesa e l'occasione per il Napoli, il rollaccio di La Marchand, Mertens, aggressivo Insigne, arriva anche Mertens, recupera palla il Napoli, dentro c'è Callejon, il cross è per lui, Callejon pareggia il Napoli con José Maria Callejon, 1-1. Mertens supera due avversari, entra in area, zona sua, Mertens, la classica giocata, Idriss Mertens per il 2-1 del Napoli. Il cross forte diventa un tiro, Gabriel così con i pugni, calcio d'angolo, c'è Plea che può puntare Maggio, lo punta, lo sfida, entra in area, la fa girare sul secondo palo, attacca e il pallone Bodmer, occasione per il Nizza. Anche come terzino destro, Insigne, alle sue spalle c'è Callejon, l'ha visto Insigne, si muove Callejon, l'assist è per lui, c'è Hult, poi Mertens tra le braccia di Puplen, altra occasione per il Napoli, sempre con quei tre là davanti. Recupera palla al Napoli, Mertens, Insigne e Callejon, 3 contro 4, Mertens a testa alta, sempre zona sua, Mertens! Questa volta ha cercato il secondo palo, palla larga ma non di molto. La centrale Seril, cross di Hult è lungo per Plea che va al volo col destro, Gabriel! Gran bella parata. Seri al limite, zona tiro, Seri! Gran bel gol, pareggia il Nizza con la conclusione da fuori di Ivo Seri, 2-2. Germain al limite, Germain! Palla larga ma non di molto, la conclusione, la prima della partita di Germain. Qualche dubbio sulla posizione di partenza e poi il tiro. Vicino anche Plea, larga per Hult, Raffaella tocca, Germain salva Koulibaly, ottima occasione per il Nizza che corre al primo tempo, va a sinistra e va forte da quella parte. Male Gomis, va centrale Insigne, ci larga a sinistra Callejon, taglia centrale invece Gabbiadini, zona tiro per Insigne, conclude Insigne, Poplen, arriva Callejon, fermato, rimesso dal fondo, occasione per il Napoli. Arriva Hult, ha tantissimo spazio, lo vede adesso Seri, Ben Arfa, Plea e Germain in area. Plea, Ben Arfa, Hult, riesce a crossare, palla arretrata per Germain che schiaccia, 3-2 per il Nizza, la rete di Valéry Germain. C'è Insigne con l'esterno, gran palla per Gabbiadini che supera Puplen con il pallonetto e salva tutto La Marchand, ma gran bella azione del Napoli, Insigne con l'esterno, Gabbiadini con il pallonetto. E io non a dire qualcosa a Traoré. Si accende una rissa, andiamo a bordo campo, Cosatti. Sì, perché sono messi le mani addosso sia Insigne che il diretto avversario del Nizza, che continua adesso faccia a faccia fra i due, lo vedete, si sono già messi le mani addosso e continuano a parlare, continuano a discutere. Non so se l'arbitro ha visto, penso abbia visto anche l'assistente. Rosso per Callejon, sì. Espulso Callejon. C'è Seric in area, lo cerca Germain. Arriva per pochissimo De Guzman, detta il passaggio Gabbiadini, il pallone buono, Gabbiadini in area, si allarga Gabbiadini, Puplen lo ferma, calcio d'angolo, cala il sipario, finisce 3-2, vince il Nizza contro il Napoli, un buon Napoli nel primo tempo, soprattutto davanti deve lavorare ancora Sarri